Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi per parlare di tre giocatori di cui io ho parlato all'inizio della stagione, mi sono preso delle sfanculate, mi sono preso del non capisci niente, dell'incompetente. Adesso che un po' di nodi stanno venendo al pettine, facciamo il video. Prima info di servizio, raga, ci vediamo, non so che ora vedrete questo video, ci vediamo alle 11.30 su Tele Lombardia con Interconnection, dalle 11.30 alle 13, in replica su Top Calcio dalle 18 alle 19.30, poi ci vediamo sempre su Top Calcio dalle 20.30 alle 23.30. Quindi questi sono gli appuntamenti di oggi. Link nel primo commento, ragazzi. Mi raccomando, seguite la pagina Instagram degli amici di Leo Vegas News. Sta per uscire un reel molto carino sui giocatori dell'Inter, sulla storia dei giocatori dell'Inter. Quei reel dove alla fine fai le classifiche e sotto c'è sempre qualcuno che ti infama, anche se è un gioco, anche se tu magari puoi democraticamente preferire un giocatore rispetto a un altro, ma no, ci sono quelli che sotto ti devono infamare, addirittura offendere se preferisci, però vabbè, insomma, ormai ci ho fatto il callo, quindi link nel primo commento, seguite la pagina degli amici di Leo Vegas News. Allora, veniamo a questi tre giocatori. Da chi cominciamo? Cominciamo da Abraham. Parliamo di Abraham, Kalulu e Pavlovic. Partiamo da Abraham. Quando la Roma ha dato Abraham al Milan, io ho detto, ma perché fanno ste cazzate? Io le ho fatte per una vita, adesso che ho imparato, ho capito, non le facciamo più. Gente che lavora in quel mondo lì, del calcio, perché deve fare ste cazzate? Tu, Roma, ambisci ad andare in Champions League. Non ci vai praticamente mai. C'è una di quelle squadre che invece ci va e ti arriva sempre davanti, che ha un problema e ti dice, Roma, mi dai Abraham? E la Roma, sì! E la Roma è andata a risolvere un problema al Milan prendendo Saelemaekers, che nel Milan, che nella Roma non sposta nulla, non voglio dire che è un giocatore inutile, ma non sposta nulla, e da Abraham al Milan, e Abraham da quando è al Milan è sempre uno dei migliori. Ma io dico, perché tu che vuoi andare in Champions League e non ci arrivi mai, vai a aiutare una squadra che ogni anno ti frega il posto in Champions League dandogli il vice Morata, dandogli un'alternativa a Morata, quando tu hai Dovbyk e basta? E se ti si fa male Dovbyk a fare la punta centrale non ci puoi mettere nessuno. Quando tu fai campionato, Europa League e Coppa Italia con Dovbyk che basta, quando ti potevi tenere tranquillamente Abraham e alternarlo con lui. Capisco che Abraham di stipendio magari costa un po', se proprio proprio non resistevi che lo volevi dare via, lo dovevi dare a qualcun altro, se no fai un sacrificio e te lo tieni, che comunque ti serve. Ti serve. Questa è la prima cappella della Roma. Quando io l'ho detto, sembrava che avessi detto la cazzata del secolo, e la Roma ha fatto uno sbaglio a dare Abraham al Milan. Il Milan ci ha guadagnato, anche il Milan però ha fatto la stessa cazzata, perché io ho detto, ragazzi, ma perché Kalulu lo date alla Juve? La Juventus è una tua diretta concorrente per le prime posizioni, vi giocate i primi quattro posti, come l'Inter, come insomma Inter, Juve, Milan e Napoli si giocano i primi quattro posti. La Juve ha un problema, va dal Milan, gli dice, mi dai Kalulu? E il Milan gli dà Kalulu in prestito, così, tieni, va là, regalo. Adesso Kalulu è sempre uno dei migliori. Kalulu nella Juve è sempre uno dei migliori. Ho visto anche ieri sera, Kalulu gioca da Dio. Oltretutto è uno che lo puoi mettere terzino, centrale, braccetto nella difesa 3. È un giocatore molto duttile. Quindi io veramente mi sono detto, ma perché il Milan dà alla Juventus? E infatti Kalulu adesso sta giocando da Dio alla Juve e secondo me più di un tifoso del Milan starà facendo questo ragionamento, sarà lì a dire, ma che cazzo gliel'abbiamo dato a fare? Secondo me questo è un ragionamento che sta facendo più di un tifoso del Milan, anche perché là di dietro
Terzino destro, Kalulu poteva giocare. Ci avete Calabria e Emerson Royal, che di due non se ne fa uno. Avete speso 20 milioni per Emerson Royal quando ce l'avevate in casa, quello che non sto dicendo che Kalulu è Maicon. Ma Kalulu comunque è un buon giocatore, faceva sicuramente meglio di Calabria e Emerson Royal da terzino. Da centrale avete preso Pavlovic e adesso arriviamo a Pavlovic. Dopo Parma-Milan e dopo Lazio-Milan, ho messo anche il reel su Instagram, andate a vedere, io mi sono permesso di dire, ma come fanno i giornali a dare 7 a Pavlovic, che tutti e due i gol della Lazio c'è la sua firma, c'è la sua dormita. Se vi ricordate andate a vedere nei video, scorrete, andate a ritroso, ho fatto proprio un video dedicato a Pavlovic dicendo, Pavlovic è il classico difensore che ruba l'occhio. Che te durante la partita lo vedi fare un salvataggio, lo vedi fare la scivolata perché è grande, grosso, è itante e ti fa la scivolata, il salvataggio, poi però fa delle dormite clamorose. Io a Parma l'ho visto sempre in difficoltà, con la Lazio gli hanno dato 7 in pagella, tutti e due i gol della Lazio c'è il suo zampino, è lento come la messa cantata, c'ha i piedi quadrati. Oh, ma Strangelo non capisci niente, Rosica, Rosicangelo, adesso fa la panchina Gabbia. Gabbia, che non è un fenomeno, poi ci ha fatto gol, va bene, la storia dei derby è piena di gol un po' strani, da Schelotto a Obi a... Insomma, anche noi abbiamo segnato nei derby con giocatori un po' non avvezzi o che non ti aspettavi. Però detto questo, Gabbia... è un giocatore che ruba meno l'occhio di Pavlovic, perché Gabbia magari, cioè durante i 90 minuti Pavlovic ti fa delle cose che dici, oh la madonna che scivolata, che tempi, sarà la faccia cattiva, non lo so, Gabbia c'ha più la faccia da bravo ragazzo, però Gabbia sta più attento, Gabbia per 90 minuti ti sta un po' più attento, ti sta, e infatti Gabbia gli ha rubato il posto, Pavlovic non ha giocato il derby, Pavlovic non ha giocato in Champions League. Quindi quando io vi ho detto che Abraham aveva fatto male la Roma a darlo al Milan, avevo fatto il sondaggio su Instagram, chi ci ha guadagnato nello scambio Abraham-Selemakers? La maggioranza aveva votato la Roma. Ma come la Roma? Ma Dio santo, ma Abraham ragazzi, lascia stare che viene dall'infortunio, poveretto, ma adesso che si è ripreso dall'infortunio non è mica scarso. E qui avevo detto giusto. Kalulu, stragiusto, e Pavlovic infatti mi stanno dando ragione. Pavlovic ha lo stesso difetto di Bissek. Bissek è un giocatore diverso da Pavlovic, però anche Bissek è un giocatore che ruba l'occhio. Bissek è un difensore che ruba l'occhio. Poi sia Pavlovic che Bissek possono migliorare e possono andare a mettere con l'esperienza, sicuramente a migliorare dove magari sono un po' più carenti. La concentrazione, quelle cose lì. Bissek è un altro che se tu guardi la partita di Genova di Bissek dici cazzo, e togliendo i due gol dici cazzo che partita della Madonna, poi al 90° ti fa quell'intervento così, ti fa, o se no come a Udine dove giustamente il mister ha detto, ma l'avevo detto anch'io nel video, cioè il gol dell'Udinese del 2-3 non è colpa di uno, è un escalation, se voi guardate le mastropagelle dopo Udinese-Inter ho detto il gol dell'Udinese è un escalation di cappelle. Cioè la cappella è un mix di 4-5 persone che dove uno sbaglia, l'altro sbaglia anche lui, poi l'altro sbaglia anche lui e poi l'altro in fondo il portiere non è perfetto neanche lui. Quindi Bissek è un altro secondo me che ha l'età dalla sua parte, quindi io Bissek secondo me fra 2-3 anni lo vedo un ottimo difensore, però per il momento è un bel giovane che ruba l'occhio e ogni tanto ti fa la partita come Manchester, dove non sbaglia niente, e però ti fa anche quella come Genova e quella come Udine, ma fa parte del processo di crescita. Poi c'è qualche interista che quando gli tocchi i suoi pupilli, i suoi si incazza, perché ormai c'è gente che non tifa mica l'Inter. Te perché squadra tifi? Ah, io tifo Bissek. Che sembra quasi così, sembra. Cioè che ci sono dei giocatori che non puoi fare una critica che vengono ah, cosa hai detto? Vabbè, va bene, quindi su Abraham, su Kalulu e su Pavlovic me ne avete dette di cotte e di crude e su tutte e tre per il momento i fatti mi stanno dando ragione. Ci vediamo alle 11.30
su Tele Lombardia con Interconnection ci saranno tanti argomenti da affrontare. Replica su Top Calcio alle 18 e alle 20.30, sempre su Top Calcio fino alle 23.30. Tanto oggi a Milano piove, una giornata di merda, quindi potete anche stare lì a guardare la televisione se siete a Milano. Se a casa vostra c'è il sole, andate fuori a fare un giro e fate quel cazzo che vi pare. Ciao!